Hey, ben ritrovati da AndroLink91 su Inazuma Eleven Ghost Strikers 2013. Chi l'avrebbe mai detto? Beh, ho detto io in un post community diverso tempo fa, quando dissi che volevo affrontare tutte le partite extra che Inazuma Eleven aveva da offrire. In tutti gli Inazuma Eleven. Quindi cominciamo la Strikers. Se proprio vogliamo essere pignoli, l'ho mezzo fatto con l'Inazuma Frontier sul primo gioco. Ma insomma è andata in una maniera parecchio strana, quindi non so come continuarlo nel primo gioco, però gli altri troverò una maniera piuttosto normale di giocarli, ovvero fare tutte le partite, non proprio tutte, ma quelle più interessanti, le più belle, le più difficili, quelle con le squadre più variegate. Insomma, avete capito. E non è che su Inazuma Eleven Strikers ci siano squadre particolari, ma ci sono le squadre che bisogna affrontare del torneo. Ora, com'è che si faceva? Ah, eccolo qui, sì. Andiamo. Ci sono praticamente 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 tornei. Wow! Certo però che alcuni tornei sono particolari. Va bene, iniziamo col primo. Ci saranno almeno 9 video, quindi, ulteriori di questo Inazuma Eleven. Beh, 8 sicuro, perché sono 8 tornei particolari. Sono tutte quante squadre che abbiamo già affrontato, quindi sarà una cosa piuttosto veloce. Mentre l'ultimo torneo, se sono squadre diverse che ancora non ho affrontato, allora sarà un video per una. Ovviamente però il torneo bisogna affrontarlo tutto quanto in una volta sola, quindi non potrò cambiare giocatori tra una partita e l'altra, cosa che invece potrò fare tra un torneo e l'altro. Quindi se avete giocatori da consigliarmi, ditemeli e cercherò di reclutare, insomma, quelli che mi consigliate. E tra l'altro io avrei anche Mark Evans, che ha imparato Mano Omega, però non lo so, mi piace avere in porta anche Quentin, non lo so, vediamo come va. Dunque, le prime partite non dovrebbero essere troppo difficili. Ecco, tanto proprio per dirlo, le ultime parole famose. Allora, con chi abbiamo? Ok, con lui, perfetto, vai. Iniziamo insomma con un piccolo Miximax. Perfetto. Guarda qua. Perfetto, sotto area, vai, vai, opla. Prima che lui potesse attivare qualsivoglia tecnica. Non voglio rischiare. Ok, questo tiro è molto bello. In teoria Endo, oddio Endo, le prime squadre sono piuttosto basiche. In poche parole fanno schifo, ecco. Ah, ok, ok, guarda, guarda, lo faccio fare. Tanto è Raymond, prima Raymond, quindi. Però è Kai. Guarda, me la rischio. Me la rischio con mano di luce, classica. Un'altra cosa, io avrei anche la mod italiana. Ok, parata. Avrei anche la mod italiana con le texture italiane, però non l'ho messa. Se volete vedere, insomma, quelle poche tecniche italiane che ci sono, ditemelo che io la metto, perché per me non cambia nulla. Cambia davvero davvero poco. Tanto non ce la fa, è inutile. Tometemi seru Goddo Hando. È ovvio che la para End, su. Dai. Oh, allora, vediamo un po'. Ovviamente questo è quella che più odio, lo scatto, diciamo. Livello 3, lo devasto. Crazy Sunrise, Yellow Overdrive. Ah, potevo tirare con lui in effetti, però babbo. Ecco, avevo Bylong ovviamente carico. Che succede? Mi rubano palla. No, 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 no. No, 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 perché? Pensavo che mi prendeva e quindi dico, vabbè, mo tiro, invece no. Aspetta, aspetta, aspetta. No, non t'azzardare. Vai così allora. Oh yes. Oh yeah. Fai abbrizzato.
questa è bellissima. Mano del colosso, evoluzione 2. Distrutta! Io avrei anche Gazelle e Burn, però li gioco nella loro versione normale qui. Se li volete nella versione, appunto, Arius, ditemelo che io li metto. Metto quello che volete voi, non... So che molti fanno anche le sfide a obiettivi, una cosa del genere, ma non le ho mai fatte e non mi sono mai interessato a vedere qualche video di queste sfide. Perciò, se volete vedere qualche giocatore, ok, ma queste sfide non è che siano proprio il mio forte. Anche perché nei tornei così sarebbe difficile farle. Ok. Vai. Proprio l'ho portata tutta quanta. Vai, perfetto, amico mio. Bello lui. Se la prende qui. Majin Zahando! 3-0. Questa può anche finire 10-0. Se me la gioco bene anche 12-13. Ah, subito al 3. Ah, ok, con lo spirito, bene. Bene, bene. Volevo fare il tiro cenere nera, però sto punto avrei anche tripla minaccia. No, tripla minaccia. Tornado di fuoco triplo. Che non so se si chiama tornado di fuoco triplo in italiano. E per farla devo usare Sol con Goldie. No, con Goldie no. Devo usare Sol. Forma normale, ovviamente. Ma sta proprio a scarico. Mamma mia, Bobby. No, Bobby, Kevin. Ovviamente Bobby, non lo so, così a caso. Io la mano Omega non la uso fino a che non mi arriva un tiro che valga la pena bloccare. Oppure quando sto carico al massimo con la barra che non consumo punti. Allora lì potrei usarla giusto per farvela vedere. Proprio per flexare. Maledetto, ma guarda che roba che mi tocca vedere. Cosa vuoi fare? Che non sei carico manco per il cavolo. Qualcuno di bello che abbiamo? Guarda, non ho neanche voglia di fare gol a questo punto. Voglio solo vedere chi può tirare. Chi ancora non ha tirato. Oh, Zanark. Aspetta un po'. Lui può tirare? Ah! Non lo so che tiro. Non sapevo neanche che avesse il tiro, a dire il vero. Non lo sapevo. Dark Matta? Ce l'ha! Non lo sapevo! Io l'ho reclutato perché faceva luce, non ricordo italiano. Praticamente in giapponese la tecnica è go to hell, vai all'inferno. Vabbè, come l'altra va in paradiso. Quindi alla fine, insomma, una vale l'altra. Ma io per quello l'avevo preso, perché aveva appunto una tecnica molto forte. Oh, ora da te, Makasero. Scappa, scappa. Ah, con Zanarco. Oh, Mixi Max, ciao ciao. Beh, so in giapponese. Ok, è carichissimo. Vai. Potevano bloccarmi, quindi ho preferito tirare anche da fuori area. Ma qui tirare da fuori area, insomma, alla fine non è nulla di che. È molto facile fare gol tirando da fuori area con queste squadre un po' scrause. Cioè, sul serio? Ah, ali di fuoco. Oh, ali del drago. Oppure vai. E poi sono carico. Vai, flexala Endo, flexala. Hando! Oh, guarda, ha fatto ha spaccato il terreno. Talmente tanta la pressione della tecnica.
Mazzunna! No, potevo fare l'ultimo tiro. Perché siete così cattivi? Facciamo un cambio, facciamo un cambio. Mettiamo lui in porta. Mettiamo Goldie in attacco, che può tirare. Ha un bel tiro Goldie. E mettiamo Paolo. Dai, questa qui me la posso giocare tranquillamente. Quindi, insomma, posso anche permettermi di fare qualche cambio, insomma, così un po' inutile. E senza senso, più che altro. Insomma, dai. E Goldie è il Mixi Maxi. Oh yeah! Subito! Tutto insieme ho fatto. È entrata, ha già fatto per due persone lei. Si è incantato, si è incantato. Niente, si incanta a volte. Non so perché, ma si incanta, non lo so. Non lo so. Tiriamo. Ma lo faceva anche sul... sulle prime partite, qualche volta. Bah, non lo so. Il problema è che, avendo fatto tutto quanto con Goldie all'inizio, si è emozionato. Ok, lei ovviamente ha solo il tiro 3. Impasto di Goldie. Lei ha questo tiro... perché se no dovrebbe fare il tornado di fuoco triplo con Sol e Victor. Sol e Victor sicuri. L'altro non mi ricordo se era lei sempre. Comunque sì, vabbè. È andata. Eccolo! Arriva! Mixi Transi! Octa! Non si sente la I perché non gli piace. Alla fine non l'ho beccato che faceva tecnica. Passiamo per favore a chi... Ah no, ok. C'è Paolo. Quello è pericoloso, eh. Tiro. Perché Max è pericoloso. A parte che mi falciava comunque, dato che sta in burning. Però Max è pericoloso. Odin Sodo. Ha detto... fatti sotto video. Quindi hanno anche le linee. Non lo sapevo. Cioè io dopo che aver giocato Ghost per il primo Strikers, se questo scopro che hanno linee di dialogo quando tira un determinato personaggio. Vai, tira ora, basta. L'ho portato avanti fin troppo. Io ci mangi. E poi, se non sbaglio, i Cimongi è retta via del crisantemo. Anche da centrocampo. Come dovrebbe essere. Afflato bianco. In teoria, afflato bianco. Dovrebbe essere questo afflato bianco. È interessante vedere come alcune tecniche tradotte dal giapponese siano state assegnate ad altre tecniche che non c'entrano nulla. Vai, vai, tira, tira. Non importa. Nanto Yushuto da! Sarebbe bello commentare delle partite di calcio di questo genere, effettivamente. Però se fosse nella vita vera, beh, purtroppo siamo persone normali. Anzi, credo proprio che non esisterebbe questo gioco se... Anzi, PES sarebbe così se nella vita vera si potessero fare queste cose. Praticamente il Dragon Tornado ma all'incontrario. Basta, sono arrabbiato! King Fire! Ah, incenerita, e mo con che giochiamo? Era l'unica palla! Come giocano ora? Insomma, ci sto riprendendo la mano. 300 punti, perfetto per comprare i giocatori, appunto, dalla prossima. Perfetto, affrontiamo la Royal Academy! Vorranno la rivincita dopo che hanno subito una batosta tremenda.
No, stavo vedendo i giocatori. In teoria avrei attivato la texture per sì, il filtro per le texture in alta qualità, ma non ne sono troppo convinto. Potrei mettere un altro filtro bilineare, ma dopo peserebbe davvero tanto. E fare così non fa fatica il gioco, anzi viene emulato molto velocemente. Sì, però allora non so come mi ha preso. Non volevo fare troppo presuntuoso, diciamo. Eh no, t'arrangi bello, t'arrangi. Presto tan. E mo che facciamo? Tiriamo. Come? Prestami la tua forza. Ha fatto apposta. Sapevo che lui sarebbe venuto a prendere la palla, quindi ho detto o che carica 2 o che carica 3. Tiro. E visto Fangu non ce l'ha fatta. Visto Fang? Quindi è la seconda la seconda Royal. Ah. Ma è forte allora. Voglio fare cenere nera. Tu sarai maledetto. E mo mi arrabbio. No, ancora ci prova Master. Non ce la fai. Non ce la fai, basta, lascia perdere. Sinceramente, uno che arriva in scivolata in quella maniera, io mi leverei a prescindere. Non so voi. Tenchi Raime. Rai. Tra cui il nome Raimon. Visto Fang. Non è per te, amico mio. Guarda, non mi avvicino. I pinguinozzi. Oh, il primo? Va bene. Se ci tieni tanto. Avanti, rompi questa, rompi. L'avrei parata anche con barriera di forza. No, come, no, barriera di forza. Com'è che si chiama? Non mi ricordo il nome della, della seconda tecnica di Endo che impara nel Football Frontier. È martello del colosso e poi anche la cupola impara. La barriera com'era? Eccolo, guarda, dalla distanza ci provano. Qui posso permettermelo, raga. È nelle prossime partite che forse non potrò. A parte che arriva in porta abbastanza velocemente, quindi anche da lontano è un tiro piuttosto potente. Non ha più tecniche. Jam Duck. Io avrei fatto Mixi Trans Giobana. E attivala. E attivala, dai. Giobana. Giorno Giobana. Rafram. Melody Wave. Vai. Il mio lavoro qui è finito. Ma non hai fatto nulla, appunto. Oh. Oh, non era carico. Vai, The su drop. Facci sognare. Ah, che ha finito Beast Fang? Sì. Sì, l'aveva finito. Kurupawa Shirdo. Eh no, non tirare. Chi te l'ha detto di tirare? Ma quale fallo? Ma chi ha toccato? Ma davvero? Ma dai. Ma non posso arrabbiarmi già ora. Sennò quando arrivo all'ultima che faccio? Do di matto. È finito il primo tempo. Wow, quanto ci mettiamo però? 10 minuti a tempo. Sono lunghe le partite qui.
Vai, con questa formazione non cambio nulla. Secondo tempo, Gohan Sen. Ah, perfetto, hopla. No, il Mixi Trans no, dai. Devi rubarsto! Deria! Dove presenti? Visto Fang. Anche dalla distanza! Ah, dai, lo lascio fare. Vai. Posso fermarlo con la seconda? Sì. Dai. Hikari no Tekken. Ok. Hikari no Tetsui, questo è martello. Ma poi scemo io che li faccio che... Guarda. Ah. E mo? Ma che aspettava? Vado il più vicino possibile. Dai. Godo Hando. Bam. Parata. Finita 13-0. Ma dove si va a raccontare? Ma a chi lo vai a raccontare? E per il primo tempo però metto una formazione diversa. Non voglio che giochino sempre gli stessi. Poi dal prossimo video, se mi consigliate qualcuno, abbiamo la Zeus e Quentin, tutta formazione diversa, dai. Tranne appunto, beh, ho sostituito quelli che hanno giocato fino ad ora con quelli che non hanno mai giocato, quindi ci siamo. Tigers vs. Zeus Stadium. Cioè il posto è lo Zeus Stadium, noi siamo contro la Zeus normale. Che poi è scritto in kanji, quindi ha un significato. Mi piace. Apriamo così. Ok. Io, insomma, temporeggio sempre un po' quando è inizio partita. Come? Voglio provare subito il tiro. Non te la faccio passare liscia. Sallaito. Prendi la Poseidon in faccia. Uria! Oddio, si è un po' spostato, perché se no andava dritta per dritta, andava fuori. E niente da fare! È bello come i giocatori di Nazume Eleven abbiano delle cosce larghe, ma dei polpacci sottili sottili. Level 5. Il tuo stile di disegno è impeccabile. Fa un po' schifo, veramente. Cosa? Stavo caricando? Ma ti pare il caso? Oi. Ma dai. Fake, chi ti ha detto di andare sul pallone? Non io. Il dio Odino contro Poseidone. Chi vincerà? Ah, vince Odino! Che bello. Paolo Bianchi. Orgoglio italiano. Praticamente Del Piero era. Ah no, sai che c'è... Vabbè, me lo merito. Stavo a fare l'imbecille. Tranquillo però. Non ti arrabbia. Fei! Grande Fei! Proiettile d'aria! Sì! È a buletto! Dai Fei! Haha! Big! Tirano?
Ah, questo è Primo Fei, eh? Non ha il 3, non ha. Peccato. Allora devo cambiarlo e mettere quello con Big. Vabbè. Ci penserò la prossima volta. Peccato però che devo rifare tutti quanti i legami di amicizia con il nuovo Fei. Anche se questo mi piace con Tirano, non è male, è forte. Da qua, tiro da qua, non me ne frega nulla. Vai, 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 vai. È troppo divertente. Ok, questo è un tiro che dalla distanza perde potenza. Perché è molto lento come tiro. Però in questo caso no. In questo caso va bene. Non tirare. Cioè, allora, la cosa che devi prendere il pieno possesso di palla prima di premere il pulsante per tirare è una buffonata. Cioè, sono cose che andavano fixate nel Primo Striker, Non perpetrate anche negli altri due. Guardalo così, che posizione! A tuffo! Mentre si tuffava ha deciso, facciamo Odin Sword. Goal. Vai, grande! Impacto! Non ce la fai! Vento è più forte di montagna e vince! Oh. Ah! Volevo usare un po' troppo. Vai, flexa King Fire, tanto sto carico al massimo. Mamma mia, Thor, ma che ti è preso? Vabbè, però no. No. No, Goldy, no. Oh. Fai abrizzato! Che poi, se non sbaglio, è diversa in base a chi la usa. Come fuoco incrociato. Non l'ha parata. Strano. E il primo torneo è stata una vittoria schiacciante. Neanche una rete subita. Quanto ho fatto? 30 reti? Quante ne ho fatte? Eccoli, belli come il sole. Ah, che belli. Una cosa piuttosto veloce è stata. Io vorrei solo dire a chi fa le foto, assumete qualcuno più professionale, per favore. È tutta sfocata, non si capisce nulla. Ah. Perfetto, siete il controllo. 4000 punti per aver vinto il torneo. Signori, l'amicizia di tutti è salita. Insomma, stiamo bene, stiamo messi bene con l'amicizia. Non mi dispiace affatto. Grazie. Il prossimo sarà il torneo Chaos? Sì, perché è la prima squadra, quindi... Per me è stato un gradito ritorno in Azuma Eleven Ghost Strikers. Spero lo sia anche per voi. E come sempre vi ringrazio per aver seguito il video. Vi ricordo che in descrizione c'è il link per Instagram e se ancora non siete iscritti al canale iscrivetevi. E noi ci vediamo come sempre al prossimo video. Bye bye.